Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video slime. In questo video slime faremo una water ricetta, che sono le ricette che amo di più, e solo con due ingredienti. Il primo ingrediente è un igienizzante mani, io lo prendo blu e vado appunto ad inserirlo qui. Metto tutto. Una volta fatto questo, vado ad aggiungere dell'acqua, come volete voi, del rubinetto, in bottiglia, non cambia nulla, ne metto proprio poca. Vado a rimescolare il tutto e poi vado a mettere il composto in frigorifero. Quindi vado a mettere questo composto in frigorifero. Dopo due giorni la consistenza e il risultato dovrebbe essere questo. E mi piace davvero tantissimo. Ricetta l'ho presa da Tamara Sandrin e ci scrive, anzi ora vi faccio vedere la ricetta, che è questa qui. Ok. E ci scrive: ciotola, crema per mani, meglio se liquida, plastilina o di do, brillantini, metti un po' alla volta in pasta, lascia riposare ma non metterlo in frigorifero. Quindi seguiremo la sua indicazione e partiamo subito. Prima di cominciare ti ricordo però che per avere un video personalizzato, comunque se volete che realizzi la vostra ricetta o un altro tipo di video, dovete lasciare un bel pollice in su, mettere appunto mi piace, commentare qui sotto e iscrivervi al canale attivando la campanellina. Inoltre potete seguirmi anche su Instagram, mi chiamo Ciancinina, trovate tutti i link nell'info box e incominciamo subito. Però prima togliamo gli anelli perché sennò mi sa che impastando esce un casino. Comunque alle 6, quindi tra qualche ora, farò una bellissima live, sono contentissima, è da un anno che non faccio live, quindi ormai quando avrete visto questo video la live l'avrò già fatta. Comunque, quindi andiamo a mettere nella ciotola, tiriamo sulle maniche, un po' di crema mani. Io utilizzo questa qui di Giardino dei Sensi, che è la mia crema mani preferita, è strabuona, e quindi ne mettiamo un pochino così. Poi andiamo a prendere la plastina o il Didò, io utilizzo appunto il Didò, io lo scelgo giallo, super giallo perché amo i colori super fluo. Quindi oggi sono esaltata perché non filmando video da un po' di giorni, mi mancate tantissimo, mi manca un sacco fare video e quindi sono super esaltata, questo è l'effetto di chi non carica video per un po' di tempo appunto. Che è molto male, male, male. E andiamo a mettere un po' di Didò. E dopodiché, mettiamocene ancora un po', andiamo a mettere anche i nostri amatissimi, chiudiamo i Didò, sennò si secca e non usiamo più, i nostri glitter. Io ho scelto questi qui verdi, quindi andiamo a metterli. Ne metto un pochettino. E andiamo a mischiare il tutto, è troppo bello. Mi sta venendo mal di testa, fantastico. Andiamo a mischiare tutto questo bellissimo miscuglio. Quindi andiamo. E una volta appunto rimescolato il tutto, ci viene questa sostanza verdognola. Ok. Una volta fatto ciò, quello che otteniamo è questo composto, che appunto lasciamo a riposare, come ci è stato detto. Però sì, è super slimoso. Lo vedete? Troppo bello. È riuscito alla perfezione, infatti ringrazio questa ragazza perché è un genio. Quindi questo slime viene sicuro, è troppo bello, guardate che bellezza. Vado a mettere lo shampoo. E quindi mettiamo anche un bel po' di shampoo. Vado a spezzettare questo qui, che è della Elf, ed è per dargli un po' di consistenza. Era un eyeliner che non è più
un eyeliner e quindi io lo utilizzo per questo scopo. Ok, io raggiungo un pizzico di bicarbonato, proprio poco, e continuo a rimescolare. Quando la consistenza è finalmente, come si può dire, quando la consistenza è diventata omogenea, vado a mettere il tutto in freezer per 2 giorni. Ed ecco qui, passati 2 giorni, questo è il risultato finale. E mi piace molto. Ovviamente dopo qualche minuto, dopo 30 minuti, inizierà un po' a sciogliersi. Il commento di oggi me l'ha lasciato Delphincore, che saluto, e mi chiede di fare lo slime con sapone per mani e borotalco, e verrà tipo una pasta. Ora cerco di farvi vedere il suo commento, al primo in alto, e quindi io sono super curiosa e incominciamo subitissimo. Ok, quindi incominciamo. Vado a prendere del sapone liquido per mani e appunto ne metto un pochino qui, un pochino tanto ho messo, e poi utilizzo questo borotalco qui della Meutro Robert, ma in realtà potete utilizzare tutto il borotalco che volete, e ne vado ad aggiungere un bel po'. E poi ovviamente con un cucchiaio vado a rimescolare. E quindi lo vedo davvero liquidissimo. Provo a lasciarlo, facciamo così, lo lascio in frigorifero, anzi in freezer, meglio il congelatore. Lo lascio in congelatore per 10 minuti, così vediamo un po' come viene. Ok, allora, tirato fuori dal freezer, questa è la consistenza e rimane però davvero molto liquido. Non sono riuscita neanche rimescolando, quindi mi spiace, ma questo slime non mi è riuscito. Magari fatemi sapere che cosa ho sbagliato. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, fatemi sapere dove ho sbagliato, che lo vorrei sistemare. Ciao!